Milano ha un gioiello in più. A questo io tengo moltissimo, lo voglio dire con forza, e se questo gioiello, che è rientrato in parte a Milano, ma che sicuramente arricchisce Milano, l'Italia intera, lo si deve a Vodafone, che ringrazio, ai lavoratori di Vodafone, ai dirigenti, lo si deve a tutti coloro che si sono impegnati in questo anno, in questi anni. Sono orgoglioso che sia stato scelto Milano, perché se un'azienda come Vodafone, che ha presenze in tutto il mondo, che è una delle aziende, come è stato ricordato, più importanti a livello di capacità di comunicare, di dare e soprattutto di arricchire l'economia internazionale e sovranazionale, ha scelto Milano, vuol dire che ha scelto un luogo dove capisce che ci può essere un futuro, ci vuole anche coraggio per riunire in un unico luogo oltre 3.000 dipendenti, ci vuole anche coraggio nel intraprendere un percorso molto attento all'ecosostenibilità, molto attento però anche alla qualità della vita di chi lavora all'interno di questo grande edificio, che è capace di pensare fin d'ora a saper conciliare i tempi di lavoro e coi tempi della vita, significa che veramente abbiamo fatto un passo avanti, un ulteriore passo avanti. Molti tra noi hanno provato una fortissima emozione. Una forte emozione, e lo dico come amministratore del territorio, come cittadino, vedendo che vi è veramente una capacità di andare avanti, e se posso anche come architetto, perché l'insieme di ciò che abbiamo visto in termini di investimento è qualcosa che dà un segnale chiaro, concreto, di quello che dobbiamo traguardare come obiettivo. E noi dobbiamo, credo, come pubblica amministrazione, tendere a che non vi sia ragione di non fare impresa. Come si può aiutare l'occupazione? Creando le condizioni, o lasciatemi dire, impedendo che vi siano intralci a chi vuol fare impresa. Per me è veramente un grande piacere, da milanese, da italiano, essere qui oggi e vedere questo salto in avanti, meditato, ponderato, realizzato con entusiasmo e oggi vitale. Si vede che non c'è nessuna ragione al mondo per la quale l'Italia, se gestita come merita un paese moderno, industriale e di servizi, non possa esprimere il secondo migliore luogo di localizzazione per un grande gruppo multinazionale come Vodafone, non possa esprimere sul piano del capitale umano il CEO del gruppo come Vodafone, e tutte queste sono ragioni di grandissimo incoraggiamento. Qui abbiamo visto e sappiamo che è molto intenso l'aspetto della responsabilità sociale dell'impresa, ossia l'attenzione ai lavoratori, all'ambiente, alla comunità di riferimento. Ero venuto a visitare il cantiere ed ero rimasto veramente colpito del bellissimo progetto, che dà prestigio alla città di Milano, che dà prestigio alla Lombardia, ed era un bel segno sul territorio. Oggi vederlo completato fa ancora più piacere. Noi siamo impegnatissimi perché grandi aziende scelgano il territorio lombardo per impiantare i loro impianti produttivi oppure la testa dei loro gruppi. In che modo? Cercando di abbattere l'eccesso di burocrazia, cercando di facilitare i rapporti con tutte le autorità locali che devono dare il loro consenso alla realizzazione dell'impianto, e poi lavorando molto sul versante formazione,